Oggi andiamo a vedere le domande e le risposte. Ci sono domande? Domanda del pubblico. Neville, ritieni che la coscienza, la consapevolezza dell'essere e l'immaginazione siano la stessa cosa? Neville, sì, essere consapevoli dell'essere è essere coscienti, ed essere consapevoli dell'essere è immaginare. Posso non essere attivo. Io definisco immaginare come l'attività, ma l'immaginazione è essere consapevoli dell'essere. Richiamo allo stesso modo. Ho coniato la parola immaginale perché non vedo perché non si possa fare un aggettivo della parola. Mi piace molto. Un'attività immaginale, che sarebbe l'immaginazione in azione. È molto importante quello che ci sta dicendo qui. L'immaginazione in azione, perché in effetti è quello che sta succedendo quando tu immagini, fai delle azioni. Prendi proprio delle azioni nel fare le immagini, nel costruire le immagini, nel girare un film mentale, se vogliamo chiamarlo così, perché noi creiamo immagini. Infatti il pensiero non è altro che l'espressione di un'immagine. Infatti quando noi vediamo delle cose che non riconosciamo, si forma in automatico, si formano delle cellule di riconoscimento, in modo che la seconda volta che vediamo quell'oggetto arriva l'immagine e sullo schermo della nostra mente appare l'immagine di quell'oggetto. Infatti si formano in quel preciso istante, la prima volta che capisci di che si tratta e vedi un oggetto, come dicevo, per la prima volta, si formano queste reti neurali in automatico. Quindi noi creiamo effettivamente attraverso le immagini, creiamo la nostra realtà giorno per giorno. Domanda del pubblico. Mi ricordo di aver letto in La legge e la promessa della donna che aveva perso i suoi mobili e si sedeva nella sua stanza d'albergo, e ho capito che ripeteva questa piccola scena nella sua mente finché alla fine era seduta nel suo appartamento circondato dai suoi stessi mobili, solo per pura ripetizione. Neville, conosco molto bene questa signora. Questa signora tornò da Parigi dopo circa un anno. Pagava questo appartamento con i suoi mobili. Quando è tornata, l'appartamento era vuoto. Non c'era un solo bastone nell'appartamento. Ha indagato e la cameriera era semplicemente scomparsa con tutti i mobili. L'amministratore non ne sapeva nulla. L'amministratore pensava di avere l'autorità di fare quello che ha fatto, spostando tutti i mobili. Così andò in un hotel e fu nel suo hotel che la incontrai e le spiegai cosa avrei fatto al suo posto, seduta nella sua stanza d'albergo. Dovevo supporre di essere nel mio appartamento con tutti i miei mobili. Ed è quello che lei stessa fece. Si sedette nella sua stanza d'albergo e suppose di essere circondata dai suoi mobili, e seduta sulla sua sedia, guardando le foto dei suoi figli sul pianoforte e tutte le cose che avrebbe visto se fosse stato vero. Ed è successo in un attimo. Conosco quella signora molto molto bene, quindi non poteva fallire. Sentiva i mobili che gli investigatori privati non riuscivano a trovare e che il Dipartimento di Polizia di New York non riusciva a trovare. Nessuno riusciva a trovarli. Sono andati di quartiere in quartiere. Ci sono 5 quartieri e sono andati in tutti i quartieri a investigare. In tutti i grandi posti dove si conservavano i mobili, e nessuno aveva alcun sentore, nessuno. Eppure lei lo fece in questo modo semplice. Quando il Dipartimento di Polizia e le agenzie private non riuscivano a trovare quei mobili,
Questa signora, forse una decina di anni prima di questo periodo di cui sto parlando, ebbe un piccolo esaurimento nervoso e fu confinata. I medici stabilirono che si trovasse in uno stato violento, così dopo essere andata alla banca sulla Madison Avenue, quando ne uscì girò a sinistra. La banca aveva delle piccole sbarre in una porta e questo le ricordava quello stato in cui era. E in un certo senso disturbò la sua mente per un momento, perché mentre attraversava la porta pensava a questa sbarra che aveva visto, che le ricordava la sua reclusione, e girò a sud invece di girare a nord, come avrebbe dovuto fare per andare a casa nella sua stanza d'albergo. Quando arrivò all'angolo, scoprì il suo errore. In quel momento vide un paio di caviglie molto familiari e capì che quella era la sua cameriera. E alzando lentamente lo sguardo verso il suo viso, ecco la cameriera. Così l'ha bloccata. Conoscete la storia? Sono saliti su un taxi e sono andati nel posto in cui la cameriera aveva depositato i mobili. Li aveva rubati e pensava di tenerli lì per un certo periodo, per poi portarli fuori e venderli oppure tenerli per sé. Domanda del pubblico. Due persone che lavorano allo stesso problema esercitano maggiore potere? Neville, non credo, signore. Solo la fede in uno. Questo è tutto, davvero. Se una persona ci crede davvero, non ha bisogno d'aiuto di nessuna seconda persona, di nessun secondo al mondo. Molte volte funziona, ma non se ne sente mai parlare. E quelli che hanno avuto il beneficio non tornano mai a dire grazie. Anche la Bibbia insegna che solo 1 su 10 torneranno indietro, e quello era un samaritano. Ma gli altri 9 non tornano indietro. Quindi non siate delusi se non ricevete la conferma. Ieri ho ricevuto una chiamata da una signora. Non mi aveva chiamato, ma ha funzionato. Ha avuto questa crisi. Era una condizione fisica e tutto è scomparso. Ha superato questa crisi. Non ha chiamato quel giorno, ma nella lunga conversazione telefonica me ne ha parlato. Mi ha chiesto qualcos'altro ora, qualcosa su una storia d'amore, ma ha superato meravigliosamente la condizione fisica negativa. Gli ha detto che sapeva, come infermiera, che solo attraverso la preghiera si sarebbe potuta compiere, ma non l'ho menzionato, salvo molto tempo dopo la conversazione, come un piccolo pensiero a posteriori. Così non tornano affatto a ringraziare. Domanda del pubblico. È meglio tornare e dire grazie? Neville, penso per l'anima di colui, non per colui che ha fatto, ma per colui che ha ricevuto il beneficio, solo per ringraziare. La lode è il 10° discepolo. Viene menzionato solo nei 12 perché si fa così poco per esercitarlo. Il suo nome è Taddeo. Quindi il 10° discepolo è la lode. E si dà così poco a lode in questo mondo che è registrato solo come uno degli apostoli. Ma al di fuori di uno dei 12 non viene esercitato. Quindi non se ne può parlare. Gli altri sono menzionati più di una volta, ma Taddeo è menzionato solo nei 12 come 10° ed è iudato. Ma chi loda? Domanda del pubblico. Neville, non è vero che finché uno viene da te e ti chiede di esercitare la tua immaginazione, allora quell'immaginazione rimane dormiente in lui? Neville, non c'è dubbio. Ma le persone non sono consapevoli di questo potere. Si portano dietro il più grande potere del mondo come loro fratello gemello immortale, e cioè Gesù Cristo. Cristo si è fatto uomo affinché l'uomo possa diventare Dio, eppure non lo sanno. Quindi si girano a sinistra e a destra. Ma questi 12 discepoli dovrebbero essere esercitati nell'uomo.
sono tutti presenti, non sono fuori dell'uomo, sono tutti dentro l'uomo. Domanda del pubblico, inaudibile. Neville, sia le parole che le immagini, qualsiasi cosa che lo renda naturale, qualsiasi cosa. Puoi prendere per esempio questa storia che ho raccontato in uno dei miei libri. Questa mia carissima amica, non la vedo da anni ormai, è un'artista e quando suo padre è stato ucciso è stata lasciata senza scuola, non addestrata a fare nulla e si è trovata a San Diego. Era a San Francisco quando suo padre fu ucciso e lei, sua madre e suo fratello si trasferirono verso sud. Trovò lavoro come cameriera. Era l'unica cosa che poteva fare. Era la vigilia di Natale e suo padre non c'era più. Era molto vicina al padre e quella è la notte in cui tutte le famiglie dovrebbero essere unite. Ma non c'è il padre. Il primo Natale che aveva trascorso senza suo padre, in quella notte piovosa e fredda della vigilia di Natale a San Diego, tornando a casa in tram, un tram aperto, per nascondere le sue lacrime, aveva messo la faccia sotto la pioggia mentre la pioggia veniva giù, per mischiare la pioggia con le sue lacrime, così nessuno avrebbe saputo che stava piangendo. Chiuse gli occhi di fronte all'evidenza e immaginò di avere le mani sul parapetto di una nave e che stava andando in quest'isola nel sud del Pacifico. Poteva effettivamente vedere, come lo descrisse a suo modo, l'osso nella bocca della signora. Una nave viene sempre chiamata signora o vagabondo, ma questa era una signora e un osso sarebbe l'onda che si infrange contro la prua della nave. Così lei ha visto questo nella sua mente mentre stringeva la ringhiera. Da lì a poco le fu notificato da uno studio legale di Chicago che aveva appena ricevuto la notizia della morte di una sua zia in Svizzera. Prima di partire per la Svizzera, andò in questo studio legale e lasciò un testamento. Dato che non torno in questo paese, $3,000 dovrebbero essere pagate a sua nipote. Dora B., così Dora ricevette i suoi $3,000 in contanti e nel giro di pochi giorni era su quella nave in viaggio per quest'isola del Pacifico del Sud. Arrivò di notte, le stelle erano brillanti. Nella sua lettera mi ha descritto l'intera faccenda così come è successa. Mentre arrivava poteva vedere quest'onda contro la prua della nave e il sale del mare spinto dal vento sulla sua faccia. Tutto come l'aveva immaginato mentre era su un tram a San Diego. È così che gli ha dato realtà. Bisogna dare realtà all'atto immaginario e poi lasciarlo funzionare. Cosa si potrebbe fare dopo la gravidanza? Niente, basta lasciarlo lavorare. Qualsiasi tentativo di interferire con esso produrrà, in questo caso, un aborto mentale. Non si fa altro che lasciare che il bambino nasca e allora stabilita verrà al mondo. Ogni cosa ha la sua ora stabilita, matura e fiorisce. Se ci sembra lento, allora aspetta, perché è sicuro e non tarderà. È molto importante quello che ci dice qui, praticamente ci sta, attraverso questo racconto, ci sta insegnando una meravigliosa tecnica di manifestazione. Attraverso questo bellissimo esempio, tu puoi immaginare anche una vacanza, per esempio. Potresti immaginarti su una nave che stai andando in crociera, oppure qualsiasi cosa desideri. Basta che sia più vicino alla realtà, che sia un'immagine vivida. Non deve essere un piccolo film, se vogliamo, un fotogramma in movimento. E noi dobbiamo entrare in quell'immagine, in quel fotogramma, ok? Questo è molto, molto importante. E quindi rimani nella consapevolezza
E naturalmente, una volta che tu sei in quel fotogramma, in quell'immagine, vivi in quell'immagine, vedi e gli dai tutti i sensi della realtà, gli dai la vividezza, come dice qui Neville, senti nell'adesso, cioè in questo istante, senti come ti sentiresti. Quindi nel sentire le emozioni che proveresti se tu fossi in vacanza o se tu avessi quella cosa, se lo senti nel presente, gli stai dicendo alla tua mente subconscia che ce l'hai. E dato che la mente subconscia è la mente che ti deve dare la prova che tu hai ragione in ciò che credi, è molto importante capire questo. Perché guardate che noi siamo stati, portati a credere a una cosa tremenda, portati a credere che è vedere per credere. Invece non è così. È credere per vedere. Perché ci fanno vedere in televisione queste cose abominevoli che succedono nel mondo. Ma fateci caso che non ci dicono mai delle cose belle che succedono, perché quante cose abominevoli succedono nel mondo, tante altre meravigliose, se non di più, succedono pure, ma nessuno le racconta. Lo sapete perché? Perché loro lo sanno che noi creiamo. Nel momento in cui ti fa vedere un'evidenza di ciò che succede, tu credi, perché ti fa vedere l'evidenza, te lo spiega e te lo mette in modo più grave, con la musica, con tutto quanto, nel così tragico modo, che tu ti spaventi. In quel momento produci un'energia negativa. Quell'energia negativa è la tua attenzione crea. Quindi sa che tu, una volta che ci credi, lo ricrei. Se tutti noi smettessimo di credere a tutte le cose terribili che ci raccontano, queste guerre non ci sarebbero più. Purtroppo però dobbiamo passare attraverso queste cose, dobbiamo imparare. Ma guardate che non è vedere per credere, ma credere per vedere. Questo è molto profondo, analizzatelo, è molto importante. Io mi fermo qui e vi aspetto domani con una nuova lezione. Ciao a tutti, grazie. Ciao.